Andiamo avanti, adesso dalla Camera passiamo al Senato. Andiamo a parlare proprio con qualcuno che è dentro alla Commissione per le autorizzazioni a procedere, quindi i processi, ci sarà l'ineleggibilità di Berlusconi, tutte queste cose di cui stanno discutendo. Guardiamo prima l'intervento del senatore Maurizio Buccarella. Come noto, dall'originaria determinazione del numero di segretari nella misura di 8, successivi interventi modificativi della norma regolamentare hanno esteso la possibilità, a testo vigente oggi, di arrivare fino al numero di 10. Riteniamo che nel caso di specie il bilanciamento fra esigenze di rappresentatività dei gruppi parlamentari e logiche di contenimento di spesa ed avversione al proliferare di cariche dovrebbe far prevalere la prudenziale avversione alla disciplina transitoria proposta, tanto più considerando le singolari circostanze con cui uno dei tre gruppi in parola, GAL, è venuto costituendosi a distanza di quasi una settimana dalla prima seduta di insediamento di questa Assemblea, con ulteriore aggravio di costi a carico del Senato e, in ultima analisi, dei cittadini, per diverse centinaia di migliaia di euro all'anno. Motivo per cui riteniamo che la proposta di modifica avanzata dal Movimento 5 Stelle, che predilige il criterio di precedenza cronologica, questo nella disciplina transitoria evidentemente, di precedenza cronologica della costituzione dei gruppi parlamentari come regola per il completamento della composizione del Consiglio di Presidenza, mantenendo il tetto massimo di segretari a 10, sia preferibile. Pertanto chiedo l'accoglimento, cioè mi richiamo al contenuto dell'ordine del giorno, auspicando che gli intendimenti presentati dai colleghi delle altre forze politiche saranno certamente mantenuti con riferimento alla disciplina a regime. Grazie. Senatore, non ci ho capito niente. Scusi, voi avete capito. Dai, uno che ha capito di cosa stava parlando. Ciao a tutti. Senatore Maurizio Buccarella. Ciao a tutti. È il video più palloso sicuramente che è stato trasmesso stasera, purtroppo non è colpa mia, però era un intervento tecnico che qui è stato giustamente anche tagliato e atteneva a questioni tecniche della giunta del regolamento del numero di segretari, ma non voglio parlarvi di questo. Cioè, da lì si può intuire forse che l'azione virtuosa del Movimento 5 Stelle si esplica non solo nelle grandi iniziative legislative e nel comportamento che adottiamo ogni giorno, ma anche all'interno della macchina, cioè dove gli ingranaggi sono nascosti e sono poco visibili. E vi assicuro che il lavoro che facciamo anche in quel settore là. Allora, io sono membro della Giunta per il Regolamento nel Senato della Repubblica, nonché della Commissione Giustizia, di cui sono anche vicepresidente, e soprattutto, ci tengo a sottolinearlo, sarò membro insieme ad altri tre colleghi del Movimento 5 Stelle del Senato nella costituenda giunta per le elezioni e le immunità parlamentari. Vale a dire esattamente l'organismo di cui si è parlato, dove prima o poi, un giorno probabilmente, si dovrà affrontare la questione che è la massima questione di attualità sulla eleggibilità del signor Silvio Berlusconi. Devo dirvi che l'esperienza che io e i miei colleghi al Senato stiamo vivendo, cioè dell'essere esattamente nell'occhio del vortice delle tensioni politiche delle ultime settimane, parlo della Commissione Giustizia del Senato, non so se lo ricordate, è la commissione che è stata costituita per ultima. Alla Camera abbiamo fatto tutte le commissioni con tutti i capezzoni di cui avete già sentito parlare, anche al Senato, ma la Commissione Giustizia, il magma della Santa Alleanza del modello unico ha trovato un attimo un intoppo, perché c'era un candidato, Nitto Palma, che poi è risultato essere il presidente per il PDL, e una situazione alternativa che il PD poteva sostenere verosimilmente nel nome del giudice Felice Casson, che anche lui fa parte della giunta. Io adesso non sto a raccontarvi la cosa, perché tutta la faccenda, perché ho poco tempo e siamo in ritardo sulla scaletta, ma voglio fare un brevissimo accenno ai rospi che l'elettorato del centro-sinistra è costretto a ingoiare, tanto che io penso che gli elettori del centro-sinistra siano facilmente identificabili, perché devono avere proprio un ventre gonfio, poverini loro, per tutti i rospi che hanno dovuto ingoiare da Rodotà, da quello che in Commissione Giustizia non sono stati capaci di fare, cioè di proporre una presidenza di quella commissione. E ricordo che le presidenze delle commissioni sono molto importanti, perché il presidente stabilisce la calendarizzazione dei lavori, stabilisce quali disegni di legge hanno la priorità sugli altri. Lì, anche lì, in maniera meno
meno conosciuta, meno propagandata dai media, è successo qualcosa. E adesso sulla giunta per l'elezione per le unità parlamentari del Senato sta succedendo che c'è questo enorme rospone ruvido che la dirigenza del PD Minuelli non sa come imbastire per riuscire a farlo digerire ai propri elettori. Ecco perché la preparazione di questi sughetti, diciamo, con cui bisogna intingere questo grosso rospo, perché si trovano nella situazione in cui verosimilmente, qualora dovesse essere finalmente applicata questa famosa legge del 1957, gli equilibri politici salterebbero, Berlusconi potrebbe essere tentato, come sappiamo tutti, di rivoltare il tavolo e mandare a casa il governo e forse anche il Parlamento. Allora noi staremo lì cercando, anche grazie al nostro gruppo comunicazione, di far uscire fuori le cose che non sono dette, le cose che non sono trasmesse dal sistema asservito mediamente del informativo nazionale, sia televisivo che della carta stampata. Noi staremo lì, vi faremo sapere che cosa succede e vi racconteremo e staremo a sentire insieme a voi le grandi scuse di quella che io personalmente temo sia l'ennesima piegata a 90 gradi da parte del cosiddetto centrosinistra per accettare il fatto che questo governo deve andare avanti con questo Parlamento e il senatore Silvio Berlusconi, nonostante ci si è accorti solamente adesso che sia ineleggibile, ce lo troveremo ancora fra i piedi e soprattutto naturalmente grazie a loro per i motivi e per i fatti che sono noti a tutti, di cui sappiamo tutti, da quella dichiarazione pubblica, da quella confessione pubblica di Luciano Violante in Parlamento, sino alla legge del 1999 del governo D'Alema che ha regalato le concessioni dello Stato a Mediaset. Noi staremo lì e vi faremo sapere tutto. Voi stateci vicini, cercate di parlare, aiutateci con il passaparola a scalare questa montagna di disinformazione che ogni giorno getta del fango su di noi. Ho letto adesso Berlusconi a qualche chilometro da qua che parla ancora di grillini telecomandati. Allora io vi assicuro che il mio pensiero è che nella storia della Repubblica grazie. Specifichiamo per chi vede a casa che il buffone grazie. Sì, il buffone era rivolto al Colosseo. Il Colosseo, spero, va bene. Grazie. No, volevo dire che secondo me adesso tutta la piazza salta. Nella storia della Repubblica io credo che noi siamo i parlamentari veramente più liberi che ci siano mai stati. Più liberi, ma non perfetti, perché noi abbiamo commetteremo errori, abbiamo tanto da imparare sicuramente, però una cosa è certa, che noi dietro di noi non ci sono le banche, non ci sono le fondazioni bancarie, non c'è Confindustria, non c'è il grande potere economico, non ci sono le lobby, non ci sono le bussarelle, non c'è niente che dobbiamo tutelare, ma la nostra unica arma formidabile e fortissima è la coerenza, è la coerenza che noi ogni giorno applichiamo nel comportamento in aula, al Senato, così come fanno anche i ragazzi della Camera. Noi del Senato siamo mediamente più anziani, come sapete, e ci piace chiamare i nostri cuginetti della Camera, frizzanti, esplosivi, i ragazzi della Camera. Allora la coerenza è la nostra arma. E che deve riuscire a compensare la difficoltà che abbiamo nel non riuscire a comunicare e nello scalare questa montagna della disinformazione. Berlusconi dice, continua a dire che siamo grillini telecomandati, noi siamo i parlamentari più liberi, magari anche liberi di sbagliare veramente. E io con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona serata. Grazie Maurizio. Grazie a tutti. Grazie al senatore Maurizio Buccarella, grazie mille Maurizio.